Buonasera, io sono Marco Lacchin e faccio parte della rete di Varese. E mi hanno... Si sente? Sì. Mi hanno chiesto di fare da moderatore in questa tavola rotonda dal titolo Crisi economica e pacchetto sicurezza, l'impatto sulla vita dell'immigrato. Prima di tutto vi presento Paolo Siacob, che è cittadino eritreo, rifugiato in Italia e che è il responsabile dell'Associazione Rifugiati di Milano, associazione che si occupa di tutelare i diritti dei rifugiati e che soprattutto nell'anno 2009 ha organizzato numerose manifestazioni a Milano proprio per sensibilizzare la gente e le autorità sulle necessità e sui problemi dei rifugiati in Italia. Buonasera a tutti, veramente siete voi protagonisti, perché oggi noi sappiamo c'è qualcuno hanno cuore di umanità, loro vengono da lontano per sentire del problema degli altri. Ma scusa la mia italiana, ma io provare, ma prima di parlare dei rifugiati, solo vuoi dire anche Gesù Cristo, figlio di unico Dio, padrone di questo mondo, era un rifugio all'Egitto. E rifugiato che significato? Special rifugiato significato, qualcuno scappa dalla tortura, dalla miseria politica, dalla guerra. Significato è lui venuto fino a tua casa per chiedere la tua protezione. Prima di parliamo di altra cosa, la domanda del rifugiato non è una politica, invece uno di umanità. Non è da oggi, da 1951. Hanno d'accordo in questo d'accordo 193 paesi. Uno di queste nazioni, la Stato d'Italia. Io non lo voglio dire la Stato perché ha accettatomi come rifugiato. Siamo qua rifugiati in Italia, diventi come roba di supermercato. Tutti vuoi giocare uno gioco come la nostra nome. Abbiamo rifugiati. Loro prendono la loro televisione, la loro mass media, quando tu vieni a mare e fanno l'immagine per tutto il mondo. Sì, accettare dal mare altra cosa, ma buttare alla strada altra cosa. C'è qualcuno di noi, la Stato d'Italia qui, è portato dall'acqua internazionale. Va bene. C'è una legge, si chiama legge della Dublin da 2001, questo è d'accordo Dublino, quindi. Dublino, sì. Ma per lasciare questo paese anche noi abbiamo uno obbligatorio per vivere in Italia, perché per lasciare Italia andare altro paese e loro portare ancora in Italia qua, perciò siamo vittima della legge della Dublino. Come erano i nostri fratelli ebrei quando era la Nazi, loro Nazi Hitler era a controllare loro a tutto il mondo per noi, per il loro movimento. Siamo rifugiati qui in Europa come gli ebrei da anni 45, vittima della Holocaust. E tutti d'accordo in Italia qua, per massare la nostra voce, silenzio. Come noi rifugiati qua, siamo andati fino a Roma, abbiamo parlato come l'ufficio del Parlamento e loro sono tutto fanno un promise per noi. E la cosa si salva dopo 3 mesi, 4 mesi e questo fino ad ora da 5 anni. Prima di iniziare la nostra lotta abbiamo stato tutti quanti zitti perché era la paura. Ricordate la nostra paura, non è iniziata in Italia. Il nostro paese ha paura. Entrare in Sudan ha paura. Entrare in Libia ha paura, a mare
ha paura. Dopo 5 anni paura in Italia, con paura, abbiamo deciso tutti quanti per lottare per la nostra diritti. Abbiamo fatto la nostra lotta, abbiamo trovato tante aggressioni, tante denunce, tante accuse, tante aggressioni anche per la nostra vita, tante cose disumane. Loro dicono che questo è un paese di democrazia, per lottare per la tua diritti pacificamente. Ma qual è il problema? Credetemi, non devo fare la politica. Io, quando ero in Africa, io lo so qual è la differenza tra democrazia e dittatura, ma quando è entrato in Italia qui, oggi è complicata per me. E grazie. Colgo l'occasione, Paolo. Colgo l'occasione proprio di queste tue ultime parole. Volevo chiederti un chiarimento che credo sia importante come premessa. Noi sappiamo, l'hai detto tu, che l'Italia ha aderito alla Convenzione internazionale sui rifugiati, ma l'Italia rispetta gli impegni che ha preso aderendo a questa convenzione? Quindi in termini di servizi, in termini di finanziamenti, fa quello che la convenzione la impegna a fare? Ma guarda, c'è l'alloggio anche là, non è, lasciamo la, questi soldi vengono dall'Europa Unione, quella paga dal Parlamento, la Stato d'Italia. Anche articolo 10, con situazione Italia, c'è la nostra alloggio. Ma ha detto tutti sono d'accordo per massare la nostra diritti, silenzio. Perché nessuno per noi. E questa è la nostra prova. Io dopo 5 anni, c'è qualcuno dopo 8 anni, si trova a dormire al giardino di Porta Venezia. Fino ad ora andate a Rosarno, c'è di loro rifugiati. A Torino, siamo diventati forse di occupazioni, case di abbandonati, in paese libero si chiama Italia. Volevo però passare, rivolgere una domanda a Paulus su un tema molto più pratico e molto più concreto, anche perché non so quanti di noi conoscano in dettaglio la realtà dei rifugiati. E la domanda è duplice. Prima di tutto, sei in grado di darci un'idea, ad esempio, di quanti rifugiati vivano in una città come Milano? E in secondo luogo, per un rifugiato in una città come Milano, in realtà questa è la tua esperienza, è possibile trovare un alloggio, trovare un lavoro, trovare condizioni di vita dignitosa? Sì, da rifugiati, la via Senegalia, erano 437. Anche la questura di Milano ha modificato i nostri documenti. E per trovare lavoro, anche gli italiani non hanno lavoro in questo tempo. Sappiamo non è lavoro, almeno noi prima di chiedere lavoro c'è una legge, si chiama legge di Bossofini. Questa legge, legge Bossofini. Bossofini, scusami italiano, Bossofini. Chiedere prima la residenza, certificato di residenza, alloggio, alloggiativo. Ma io come un rifugiato, per mi dai questo alloggio, la Stato. Ma quando la Stato non mi dà questa casa, da dove trovare questi documenti io? Significato non si può lavorare. Loro fanno una legge contro una legge. Ma non lo so com'è. Perciò siamo sempre vittime per non trovare lavoro. Anche vuoi andare all'agenzia per chiedere lavoro, loro dicono tu sei una politica asilo. Sì. C'è anche qualcuno comparativa, giocano, perché quando loro vedi scritto la tua permesso di soggiorno, asilo politica, loro paura, per coloro cercano quelli deficienti a mangiare la sua diritti o parlare, significato una persona di politica vuole entrare un lavoro, deve chiedere la sua diritti. Loro hanno paura di noi, perciò siamo sempre vittime. Qualcuno anche dice la Stato pagare voi 500 euro al mese perché voi cercate lavoro, ma non abbiamo visto anche 50 centesimi. Ma perciò siamo sempre vittime di queste leggi. In sostanza, se ho capito bene, lo Stato, secondo la Convenzione internazionale, dovrebbe garantirvi un alloggio
e uno stipendio minimo di mantenimento di 500 euro almeno per il primo periodo di permanenza in Italia, corretto? Sì. E non lo fa, ho capito bene? Sì, non è solo questo, ma loro, la Stato qui, quelle nazioni, c'è un obbligatorio per loro, perché la, prima di parliamo di 500, 400, 5000, ma abbiamo detto che significato la stato di rifugiato, una protezione. Immaginate voi, qualcuno rifugiato dorme alla strada, dove la protezione? Un rifugiato dorme alla piazza Overdan per 7 mesi, finora stanno dormendo alla strada, la protezione dove sono? Non c'è. Loro mi danno l'alloggio per fare la protezione, per controllare te, tu cosa hai fatto? C'è in tutta Europa per 2 anni. Un anno per imparare la lunga, la seconda anni per fare un corso di lavoro, informazioni. Perché non dimenticate, noi siamo qua in Italia da terzo mondo, significato della miseria, della guerra, nessuno professionista di un lavoro. La nostra professionista è solo come fai la guerra, ma stare e morire. Cioè, questa persona deve fare preparare e lui uno, fai lui una professione, perché domani serve a te anche questa persona. Ecco, proprio a proposito dei problemi che incontrate, tu sei a conoscenza di persone che acquistano, che ottengono lo status di rifugiato in Italia e che poi sono costretti a spostarsi in altri paesi europei perché in Italia non riescono a sopravvivere, non riescono ad avere una vita dignitosa? Sì, io sempre parlo con i miei amici in tutta Europa. E quando tu senti la loro parola, tu non credo. Almeno loro hanno un'educazione, un lavoro. Anche qualcuno di loro hanno 2 bambini. Uno di noi, quando c'è la situazione meglio in Eritrea, in Etiopia, in Somalia, torna al suo paese e vuole chiedere una sigaretta alla strada. Anche questo vergogna per noi, dopo 5 anni. Vuoi andare al tuo paese, chiedere alla tua famiglia per comprare sigarette. Mi ha molto colpito quando, anche per ragioni professionali, sono andato a leggere il testo dei 2 pacchetti sicurezza. Tu dicevi che molto spesso sono delle leggi, in questo caso facevi riferimento a una legge europea, che in teoria dovrebbero tutelare i rifugiati nel caso specifico, a ritorcersi contro gli stessi, a essere poi fonte di pregiudizio, di spesso di maltrattamenti, eccetera. Bene, io non posso non notare, dico subito che io sono avvocato, quindi esamino una legge con un taglio necessariamente professionale. Dicevo, non posso non notare come proprio all'interno dei pacchetti sicurezza si nota un percorso molto chiaro, che è quello di penalizzare e discriminare lo straniero, non necessariamente clandestino, ma soprattutto clandestino, nell'esercizio dei diritti primari, che sono diritti che sono previsti dalla legge, diritti spesso garantiti dalla Costituzione, ma a cui il clandestino o lo straniero talvolta ha un accesso limitato. Ad esempio, nell'ultimo pacchetto sicurezza abbiamo assistito ad un allungamento, raddoppio del tempo necessario per lo straniero sposato con un'italiana per ottenere la cittadinanza. C'è una riduzione del tempo invece necessario per la cancellazione anagrafica dello straniero che non ottiene il rinnovo del permesso di soggiorno. Prima era 1 anno, adesso è diventato 6 mesi. Abbiamo una tassa sul rinnovo del permesso di soggiorno. Abbiamo la previsione, che prima non c'era, dell'obbligo di presentare il permesso di soggiorno per poter fare le pratiche per contrarre matrimonio con anche un cittadino italiano. Quindi c'è questa deriva che tu notavi verso una riduzione delle garanzie, una riduzione del nostro livello di civiltà, che nasce proprio in quelle leggi, o meglio attraverso interventi in quelle leggi che questi diritti e queste garanzie dovrebbero offrire. A questo punto io avrei voluto proseguire sul tema del percorso di ingresso con Paulus, ma lui
mi ha cortesemente dissuaso perché come rifugiato chiaramente deve anche tutelare la propria posizione, quindi non vuole entrare su questo argomento. E quindi gli faccio una domanda ancora più impegnativa. Gli chiedo, cioè, qual è il suo rapporto, meglio il rapporto delle persone nella sua condizione con gli italiani. Noi sappiamo che lui è rifugiato, ma chiaramente l'italiano che lui incontra sul marciapiede di Milano o per le strade o altrove non sa che lui è rifugiato. Quindi da questo punto di vista lui è sicuramente una persona che può darci un'idea di qual è il nostro atteggiamento nei confronti dello straniero in generale. Tu hai avuto, sei stato vittima di atti di razzismo, hai avuto esperienze invece di solidarietà da parte di italiani. E ancora, questa situazione negli ultimi anni con la crisi economica e con questo imbarbarimento di cui abbiamo parlato, è cambiato o è rimasto uguale? Per me gli italiani sono dolcissima per me, ma noi non vogliamo prendere tutti cosa, se una persona arrabbiata con la sua moglie, uno italiano, a trovare me una strada, fare casino con me, non deve essere lui il razzismo. Prima di tutti vogliamo sapere la parola di razzismo dove noi usiamo. Non è tutto cosa sì. Io ho fatto un casino in un ristorante perché l'italiano era bianco, io ero nero, lui ha fatto casino. No. Razzismo, significato, è tante cose. È grande parola. Non si può usare il razzismo in tutti. Ma anche se trova un razzismo alla strada, accettiamo. Si trova un razzismo al ristorante, accettiamo. Ma in tutto il mondo c'è questo razzismo, ma in Italia non è fuori di questo nostro mondo. Anche l'extra comunità tra di noi c'è il razzismo. Dici questa dell'Etiopia, quella dell'Eritrea, quella dell'Algeria. E cosa è successo via Padova? Prima, come un'extra comunità, denunciare gli italiani, noi stessi vogliamo lavare la nostra testa di questa malattia. Dopo guardiamo gli italiani. Ma tu non hai accettato me, vivi con me in questo paese come extra comunità. Ma immagino uno italiano, io venuto dall'altra parte, attraversato questo mare, quando trova un italiano razzismo, accettare lui. E tu vivi con me. Tu lo sai la mia miseria, non hai accettato me come tuo fratello, e questa è la comunità con me. Ma il problema grande, si trova tutto il razzismo, tutta la strada, accettiamo, ma si trova uno razzismo a posto di responsabilità con la sua brutta burocrazia, e quella è il problema. A questo punto credo sia proprio il caso di inserire però un piccolo aspetto di speranza, quindi ti chiederei di raccontarci invece un episodio di solidarietà che hai avuto, un'occasione in cui un italiano ti ha aiutato, un'occasione in cui tu hai sentito invece un italiano vicino ai tuoi problemi. Fino ad ora siamo da 6 mesi dormito a Piazza Overdan. Io ricordo tutti gli italiani era dormendo con noi a mezzo alla strada. Chiedo scusa, giusto per capire, dormivi perché era una manifestazione questa? No. O perché invece non avevi alloggio? Noi abbiamo, per fare le flessioni, la nostra miseria. Quindi era una manifestazione. Una manifestazione per 6 mesi. C'è qualcuno non ha l'alloggio perché sta dormendo ai giardini là. C'è tanti italiani erano con noi. Loro hanno mandato la loro casa, abbiamo fatto doccia alla loro casa, abbiamo dormito la loro casa, ha mandato la loro chiave di casa per noi. Questa solidarietà abbiamo trovato degli italiani. Quando la polizia attacca noi, quando c'è un italiano con noi è diverso il trattamento, c'è il rispetto. Quando siamo da soli loro come, non lo so, come una dittatura. Vieni qua, fai lì, vedi il documento. Quando c'è un italiano, 2 o 3 con noi, c'è il rispetto. Perciò noi, quando c'è l'attacco di polizia, immediatamente chiama gli italiani, quella associazione piccoli, quella grande associazione, per favore, aiutate noi. Loro, dal prima fino al fondo, fino ad ora, loro con noi. E questo anche gli italiani sono.
Anche in questo tempo io lo voglio ringraziare loro, veramente, e loro sono stati con noi troppo gentili fino ad ora. Anche noi non abbiamo trovato la nostra protezione alla Stato, ma noi abbiamo trovato la nostra protezione a queste genti.